sono più i ladri di una volta, lo giuro. No, a proposito proprio di questo mondo di ladri, non ci sono più i ladri di una volta, perché, insomma, sai, che cosa è successo a Roma, Angela? Un ladro è entrato in un appartamento per mettere a segno un furto, ma dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4.000 euro, si è addormentato. Così lo hanno trovato i proprietari di un'abitazione nella zona Celio, che alla vista dell'uomo addormentato sul loro letto, quindi stava anche comodo, hanno chiamato i carabinieri. Arrestato quindi il 19enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti. Quindi un ladro era stanco. Ma era stanco, cioè, ma aveva fatto un bel bottino. 4.000 euro in un appartamento. Un ragazzo di 19 anni, 4.000 euro, aveva fatto un bel bottino. Per una serata, è un bel bottino. Molto probabilmente, chissà, sto ragazzo, un ragazzo di strada, ha trovato questo letto comodo, diceva, sai che c'è, mo mi metto un attimo. Mo metto a fa due un pisolino. È una storia strana questa, parsi pure che è una botta, come si chiama quella malattia? Di narcolessia. Ah, la narcolessia. Chissà, una bella... Magari soffre di narcolessia, Ecco, io immagino quando sono rientrati i proprietari hanno trovato questo... Ecco, tu che faresti? Che fai? Innanzitutto lo svegli, diciamo, che sta a fa qua. Però anche quello è sbagliato, secondo me dovresti prima metterti in sicurezza, mettere in sicurezza, oppure avere il sangue freddo di chiudere la porta, lasciarlo dormire e chiamare la forza pubblica. Forse loro hanno fatto così, però avranno, insomma... Avranno fatto... Magari uno si spaventa pure, però voglio dire, un po' come Ricci d'Oro, te la ricordi la favola di Ricci d'Oro, degli orsi che vedono Ricci d'Oro che dopo che ha mangiato eccetera si fa la pelle. Ma non ci sono più i ladri una volta. No, mi viene in mente anche il film La banda dei soliti ignoti, te lo ricordi? Sì. Vanno a fare la rubano pasta e ceci con capannella forse. Ah, capannella, che forte che c'è, infarto alla pasta e cazzesi e poi la riscaldo, no, va bene pure fredda. Ci diamo una riscaldatina. Fortissimo capannelle, che c'ha solo quei pantaloni da capannelle, da gallerizzo. Sì. Poi accende la macchina del gas e gli scoppia anche la macchina del gas. Mamma mia, veramente quel film è molto italiano. Quel film. Sì. Però effettivamente a questo punto Bombolo Venticello diventa un Arsenio Lupin, insomma. Beh, certo. Lui non si addormentava, ti ricordi? Faceva una cosa molto sconcia, molto sgradevole. Faceva una cosa sgradevole quando non trovava la roba. C'era quella, anche in uno di questi film si parlava di gas, di metano, e allora Bombolo che dice a Provolone: a Provolone, ma che adesso metano? E Provolone gli risponde: ma che ne so, sarà mezzo culo. Fortissimo Bombolo, però era un professionista rispetto a chi si addormenta. Beh, chi si addormenta rispetto a chi si mangia pasticcio. Comunque non ci sono più i ladri una volta, no. Veramente c'è molta tenerezza in questa notizia. In questo caso qui un ragazzino di 19 anni fuori casa, molto probabilmente arrivato qui con un barcone, prova questo furto, viene attratto più che dalla refurtiva, dalla bellezza della casa, della comodità del letto, no? Sì. Secondo me io non gli farei neanche nulla. Ma che gli vuoi fare? Ma che vogliamo fare? Motesegno sul registro dei cattivi. Magari trovategli un lavoro, una casa, che cavolo. Trovategli qualcosa, insomma, no? Perché non è vero, si dice sempre, Giulio, non vogliono lavorare, non vogliono fare niente, che si dice anche dei ragazzi, no? Questi giovani a casa non vogliono lavorare, non vogliono fare niente, li dobbiamo mantenere. Secondo me è una cosa molto brutta, che bisognerebbe anche smettere di dire queste cose, soprattutto dire, i giovani di oggi non sono più come quelli di una volta, io odio queste cose, e un giorno facendo la fila dal dottore c'era un signore che ce l'aveva con il mondo intero, giovani che loro hanno fatto l'Italia, l'unità d'Italia, la Repubblica, il voto, le lotte sociali, e questi giovani laureati di oggi che non sanno mettere una parola tra... non sanno fare la O col bicchiere. Ma giù col basso.
Ma i ragazzi sono... I ragazzi sono ragazzi. Oh, se stanno a casa, stanno a casa. Se lavorano, potrebbero fare di meglio. Potrebbero trovare un lavoro migliore. Dovrebbe ricordare che questi ragazzi di questa generazione saranno i futuri nostri rappresentanti di un governo, di un Parlamento. Saranno presidenti della Repubblica, presidente del Consiglio. Non è cambiato. Anzi, insomma, io credo che anche poi la modernità, il modo di vedere le cose è migliore. Io ricordo quando andavo a scuola, io c'erano 4 scuole superiori, oltre non potevi andare, oggi c'è una vasta scelta, c'è anche un modo di ragionare forse diverso da mettere a posto, da mettere a punto, come da mettere a punto poi tutta l'Italia, insomma. Questi ragazzi con questo comportamento di essere sempre, trovare sempre il signore di turno che critica, che dice, eccetera, sono molto amareggiati. Sì. E quindi non va bene, perché ragazzi, un ragazzo amareggiato, un ragazzo che magari non ha quella gioia di vivere che dovrebbe avere, perché magari è già il fatto che sei nel pieno della vita e gioia di vivere, significa che c'è qualcosa di sbagliato negli adulti. Gli adulti non si stanno comportando bene. È inutile poi che dicono, no, gli adulti, io quando avevo la sua età non potevi parlare, che arrivava con gli schiaffi. Quanti schiaffi ho preso? Sono uno schiaffo. Veramente, guarda, come tu come la pensi, Giulio? Ma c'è gente che dice, ora almeno al cane perché abbaia, cosa cazzo deve fare un cane? Cioè, parliamoci chiaro. Siamo sull'orlo della follia. Io stamattina mi sono alzato con un proverbio in testa, tutta stamattina, dici. Di continuo, a caval donato non si guarda in bocca. Vero. No, stamattina, non lo so perché mi viene sempre, sto a caval donato, non si guarda in bocca. Come Totò. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che bisogna... compromettersi, che bisogna adattarsi, no? Nella peggiore delle ipotesi, insomma, basta che respira, però è così, nel senso bisogna adattarsi. Bisogna a caval donato, no, non andiamo proprio sulla lettera, a caval donato non si guarda in bocca, però insomma bisogna darsi una mossa. Ma c'è molta gente invece che a caval donato guarda. Guarda, è come, guarda pure le tonsille, guarda lo stomaco, e senza critica, la geografia. Sì. Bisognerà vedersi un po', insomma, bisogna un po' riflettere. Musica, Giulio, facci sentire una bella musica. Sì, abbiamo una musica a proposito di giovani e di ragazzi, non è Pastezzesi, ma è un ragazzo, una ragazza. Ah,